abbiamo servito già la seconda cuvée, no? Che è un Blanc de Noir, è un termine molto bello francese per dire vino appunto bianco fatto da uve rosse, quindi pinot nero, 100% pinot nero. Il pinot nero è la varietà che in Champagne è fondamentale per dare corpo, volume, struttura alle cuvée. Quando viene usato in purezza, ed è una cosa piuttosto rara, genera degli champagne un po' particolari. Infatti sono convinto che non a tutti voi è piaciuto più il secondo del primo, pur essendo, diciamo, è più una questione di carattere, no? Il primo è un pochino più dolce, più gentile, se vogliamo anche più gruppiano, c'è queste note agrumate, note anche di frutta gialla, mentre il secondo, questa base pinot nero, è leggermente più aggressivo, se vogliamo usare un termine, questo si usa, diciamo, più maschile, un po' più forte. Sicuramente in champagne dicono champagne di gastronomia, cioè vuol dire un champagne che si adatta, anzi necessita, dei piatti con una certa importanza, una certa struttura. In questo caso da cosa si riconosce? Prima di tutto il colore, perché per permanenza sugli abiti è la stessa, però chiaramente partendo dall'uva rossa il colore è comunque un pochino più scuro, non c'ha riflessi rosati ovviamente, però comunque un colore più scuro sicuramente lo vediamo. A livello di naso, se vi fate l'esperimento di prima di annusare a occhi chiusi, la frutta rossa la sentite ancora più presente in questo, oltre ovviamente alle note che magari prima non ci siamo soffermati, però chiaramente note di nocciola, note di pane tostato, pane brioche, queste sono note che derivano dalla permanenza sui lieviti, no? Siccome questo fa quasi 3 anni, permanenza sui lieviti, ed è tanto, perché normalmente champagne possono fare anche solo 18 mesi, quindi in realtà si può trovare champagne anche molto più giovane. Tutto questo ha un costo, lasciarlo in bottiglia, però permette di avere un prodotto più complesso, dove oltre ad avere la frutta, oltre ad avere magari il floreale, eccetera, ci sono anche queste note un po' speziate, un po' particolari, e loro dicono grillier, no? Quindi proprio il pane tostato, il pane bresciato, odore di panificazione, insomma, terminologie sono quelle lì. Quindi sicuramente frutta rossa sembra quasi, pensando al pan grigliato, un po' di burro, una fetta di pane, no? Con la marmellata di rampone e di fragole. Sicuramente un naso che ci invita e sembra quasi più dolce dell'altro. Quando lo assaggiamo invece ci rendiamo conto che è molto, non dico aggressivo, però sicuramente molto più dritto, molto più corposo, e poi proprio sembra abbia quasi un filo di tannino, no? Che è quella cosa che ci porta sulle gengive ad asciugarsi un po' le gengive e ci aiuta anche a buttare giù un po' il bottone. Ecco, in questo caso direi che la componente pinot nero, che ripeto non è una zona banale per il pinot nero, è la zona probabilmente migliore della champagne, e quindi è una zona dove la struttura è quasi da vino rosso, e quindi ecco lo champagne gastronomico che adesso ovviamente avete spazzato il piatto, ma diciamo questo è uno che si presta anche a accompagnare un po' tutte le portate di oggi, proprio perché c'è questa struttura che richiede nel piatto un formaggio, una carne bianca, insomma un qualcosa che abbia il suo corpo, che altrimenti questo non è classico da aperitivo, no? Una delle bellezze della champagne è che esiste la champagne e poi esistono gli champagne, quindi cominciare da blanc de blanc, più delicati come aperitivo, a quello che avete sentito prima, questo ai rosati e tutti gli altri, si ha una gamma che accompagna ogni momento della giornata e ogni momento di un pasto, quindi ecco un mondo che in realtà non si ferma una sola tipologia, ma uno la può approfondire in diverse lati, quindi poi è una questione di gusti, ma quando andate anche a chiedere uno champagne sappiate che se poi non sono tutti uguali, sono tutti piuttosto buoni, diciamolo, però magari non è il vostro gusto, perché non è detto che avete sempre voglia di uno champagne del genere.